È stata una campagna faticosa, ma credo molto, molto bella. L'ho detto tante volte, l'avere girato, l'avere incontrato tante persone, tante associazioni, mi ha consentito di trasmettere quelle che erano i programmi per il futuro della nostra regione. Abbiamo voglia di partire subito, abbiamo voglia di mettere subito all'ordine del giorno quelli che sono i problemi che la gente mi ha rappresentato, quelle che sono le difficoltà che la gente mi ha rappresentato. Quindi non appena ci sarà la possibilità saremo pronti ad affrontarli, cercheremo di parlare di tutto quello che sono state le problematiche di lavoro, parleremo di trasporti, parleremo di sanità, cercheremo di affrontare e di mettere in atto iniziative per cercare di migliorare queste situazioni. Non abbiamo ancora parlato di nulla di ciò che si riferisce alle questioni formali, abbiamo parlato per 2 mesi di cose sostanziali e sono convinto che i prossimi 5 anni si rivolgeranno soprattutto alle cose sostanziali. Il primo provvedimento, l'ho già detto, l'ho anticipato tante volte e non posso che ripeterlo, sarà quello di aumentare il numero delle famiglie che potranno beneficiare dei nidi asilo gratis. Ho già detto che ha un valore sociale ed ha un valore simbolico. E poi inizierò subito a trattare un tema che mi è stato sottoposto praticamente da tutte le persone con cui ho parlato, cioè rendere più semplice il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, rendere più semplici le procedure, cercare di essere più solleciti nel dare le risposte alle richieste dei cittadini. Questo credo che siano le 2 questioni che voglio trattare nei primi giorni, nelle prime settimane dell'insediamento. Con Maroni mi sono sentito anche 10 minuti fa e al di là del passaggio formale che avverrà nei tempi canonici di 20-30 giorni più o meno, abbiamo già in programma una serie di incontri per parlare delle cose veramente che in questo momento sono sul tavolo. Il problema principale che in questo momento avvertono i cittadini è sicuramente quello del lavoro. Credo che innanzitutto si debba fare un punto della situazione, vedere le tante politiche positive che sono state messe in campo in questi ultimi 5 anni dal governo Maroni, proseguire in quella strada e cercare di, se possibile, implementare e migliorare quelle scelte. Grazie anche di qua. Come? Tutte due mani. Ma ci ho studito che è una vergogna. Di qua, grazie. Di qua, di qua. Grazie, di qua. Dovrò ricorrere all'ottima. È un po' papale, così. Dovrò ricorrere all'ottima sanità Lombardo per rimetterlo a posto. Facciamo la foto per il Mirko, ce l'ho.